Allora, pochettino, la venetta sta venendo fuori. Parte centrale del petto, non malvagia. Solita falsa ginecomastia. Comunque, direi che, come posso dire, periodo definition. Ci siamo, cioè ci siamo, siamo un cazzo perché ancora proprio. Siamo lontano da quello che vorrei io, però la strada, come posso dire, si sta aprendo. Faccio questo video per farvi vedere come sono oggi che è il 31 maggio, domani è l'1 giugno, per poi rifare un video un pochettino più avanti, scusate, stimazione del telefono, un pochettino più avanti fra 1, 2/3 mesi vediamo come va. Sto sempre facendo i miei giochi, tra virgolette, che non è il termine giusto, con l'insulina. Sto più che altro sperimentando, eh, aumentando la basale, diminuendo un po' la veloce. Sapete che l'insulina è l'ormone tra i più anabolici che c'è insieme al testosterone. Eh, proprio non tanto perché agisca direttamente sul muscolo, ma in quanto perché apre letteralmente tutte le cellule all'assorbimento dei macro. quindi. Quando l'insulina c'è e lavora bene, eh, come nel caso di un diabetico, nel senso che col diabetico questo non accade. Nel mio caso, ad esempio, il mio pancreas non è che non produce insulina, ne produce, ma purtroppo non viene assorbita. Quindi per me è un discorso di porte. Infatti c'è un esame del sangue che si chiama il peptide C, fatto anche con la carica degli zuccheri, che, il quale eh, rileva... Proprio questa cosa, se è un problema di assorbibilità, assorbibilità non mi viene vabbè, se c'è un problema di assorbimento, quindi le porte di ricezione dell'insulina sono chiuse e non fanno passare abbastanza insulina. Quindi bisogna buttarne veramente tanta perché è quella che dà, che costruisce, che rilascia, scusatemi, il pancreas non basta. Anche se il pancreas lavora, quindi io la produco l'insulina, ma prima bastava. Le porte di assorbimento, evidentemente, spiegazioni del diabetologo, non è una mia interpretazione, si sono col tempo assottigliate e quindi fanno fatica, tutte, cioè, cioè l'insulina che viene prodotta dal pancreas non basta più, anche se il pancreas produce la quantità ottimale per una persona normale. Sono riuscito, you know, a spiegarmi? Sperem! scusate la solita voce di merda, anzi ne approfitto mi sparo un bel goccino di cocca zero, vediamo. Alla salute Marco pt Digressione tra l'altro ho visto l'ultimo video di Marco PT sul power building e sui vari gucci, interessantissimo. Vi consiglio per chi fosse interessato nel dettaglio al power building di guardarlo perché nella sua semplicità è molto dettagliato. Con un bello schemino, e soprattutto fa capire bene come funzionano le cose e come lui mette giù per l'appunto lo schema. Quindi chi è interessato al power building il consiglio di dare un'occhiata all'ultimo video di marco pt detto questo torniamo a noi quindi mi sto definendo mi sto sto, di, mi sto, sto dimagrendo spero eh, anche se quest'anno ripeto facendo questi esperimenti con l'insulina volete che entro nel dettaglio mi interessa in pratica cosa sto facendo ho fatto un periodo in cui la basale non l'assumevo ed è un, un tipo di insulina lento che si fa di notte e ha un'assorbibilità, non so se l'ho detto giusto, non mi ricordo neanche più, <ride> molto lenta, si chiama lenta apposta. Perché questo? Perché di notte non si deve correre il rischio di avere una crisi, crisi ipoglicemica, perché se ti viene una crisi ipoglicemica di notte, magari non ti svegli per tempo, muori, è così, o vai in coma. E quando ti risvegli magari c'hai anche dei danni cerebrali, purtroppo ad alcune persone è successo. Quindi si fa la lenta, nello specifico la Lantus Solostar si chiama. Io ne faccio, adesso sono a 36 lineette prima di andare in let, e invece durante il giorno prima dei pasti principali alterno tra le 14 e le 18 linee, Dipende cosa mangio e quanto mangio, però il range eh, che sfrutto è quello lì: 34-36 la notturna e 14-18 la eh, veloce durante i pasti del giorno. Prima la notturna non la facevo per tutta una serie di scelte che non sto qui a spiegarvi, anche legate alla salute, in quel momento era così. Poi ho cominciato a utilizzarla anche perché il diabetologo mi ha detto: guarda. Eh, Mettila dentro e vediamo come va. Le cose sono migliorate, ma tendevo a stare più alto in proporzione con quella giornaliera. Adesso con la giornaliera la tengo stabile, diciamo così, quella veloce e la lenta l'ho portata su parecchio. E devo dire che questo mi fa bene non solo da un punto di vista del peso, da, ma proprio da un punto di vista dell'astenia: cioè soffro meno di asteni e diabetici. Purtroppo sono solite. La sofferenza di astemia, cioè quella voglia di non fare niente, quella pigrizia perché il diabete porta a questo oltre a tutta una serie di altri effetti collaterali. Eh, quindi, le complicanze, le complicanze, complicanze, stavo dicendo le complicanze, madonnami, le complicanze del diabete sono innumerevoli. Bene, ora che abbiamo parlato dell'insulina, mi hanno detto che sono narcisista. Secondo me, hanno ragione, è vero, decisamente. Comunque. Abbiamo parlato dell'insulina. Bene, adesso parliamo di un altro argomento. Cerco di essere veloce come sempre. E i glutei per il maschietto e per le femminucce. In questo video mi riferirò ai maschietti, poi riprenderò più avanti con un altro video parlando delle femminucce. Maschietti sicuramente stacchi a gambe tese, che poi così tanto tese, non sono. Allora, le gambe sono te da tenere non perfettamente tese, ma leggermente piegate durante l'arco del movimento. Non vuol dire che voi piegate le gambe durante l'esecuzione dell'esercizio, quindi partite da una posizione eretti, presa in, eh, con le mani in posizione prona, scendete giù, se siete molto lunghi avete facilità a scendere. Mettetevi sopra uno step, scendete giù, andate in più in basso possibile, e poi tornate su. Durante l'arco del movimento, fase centrica e concentrica, mantenere le gambe. Diciamo, questa è la giuntura del ginocchio. Non così, ma così. Durante tutto l'arco del movimento, le gambe devono essere in questo modo. Di solito anche. La L'avangamba si piega un attimino in avanti, quindi questa è la posizione corretta. Non così, non così, ma appena appena piegate, in modo tale che andremo a solleticare l'attaccatura del bicipite femorale al gluteo maximus. Sapete che il gluteo si divide in due parti: c'è cioè la parte cosiddetta, par parlerò semplice, grossa, grande, che è la parte. Sotto e la parte alta che è la parte sopra del gluteo dove di solito si fanno eh, le punture quindi noi per avere un bel sedere che spunta in fuori dobbiamo sollecitare con questo esercizio la parte bassa e la parte dell'attaccatura dei bicipiti femorali e vi garantisco, non so se vedete nella sigla quando mi metto di lato che mostro le gambe e i pantaloncini vedete molto bene la mi il mio gluteo Sinistro, come si stacca, si staglia proprio dalla parte del bicipite femorale e anche lato quadricipite. Questo è un esercizio fondamentale per i maschietti. Poi eh, chiaramente non c'è bisogno di usare un peso gigantesco. Un peso che vi permetta, almeno questo il mio consiglio almeno. 10-12 colpi come minimo se ne fate 15 tanto meglio, ma se voi sentite che avete bisogno di usare un peso maggiore, benissimo, fatene 12, a buffer comunque sempre comunque a buffer un 12 significa che massimo ne farete 16, non di più. Tanto per capirci: se ne fate 15 vuol dire che ne fareste al massimo 20, you no? Know? Provate perché eh, è importante capire anche qual è il limite da perseguire che buffone che buffone quindi questo è scusate, cioè padente del cavaletto porca paletta. Questo è molto importante. Per quanto riguarda, come dicevo, gli affondi. Cercate di farli correttamente sulla gamba di appoggio. Il ginocchio. Quando andate giù, deve formare un angolo quasi retto. Non esiste che fa quest'angolo, no? Questa è la coscia, questa è la gamba, qua c'è il piede. Quando andate giù in, piega in piegamento la gamba con il la gamba deve rimanere eh, in questo modo qua, toh, anche un pelo più su. Non deve tendere ad andare avanti. La schiena dritta, non piegatevi in avanti. Andate giù, vi tirate su, lo potete fare in passeggiata, un piede alla volta un piede sempre quello e poi tornare con l'altro da fermi andando a retro andando avanti insomma ci sono mille versioni scegliete quella che più vi fa sentire comodi a vostro agio e più vi piace e poi adottatela sempre col principio di tenere la gamba in questa posizione ok questi sono due esercizi fondamentali per uh, Gluti altri esercizi che tanti tendono a sottovalutare, e poi chiuderò il video. Ripeto, lo riprenderò con un altro video. Eh, ancora il discorso del glute per i maschietti e per le femminucce. Lip thrust, lip thrust viene sottovalutato molte volte da alcuni, non da tutti. considerato un esercizio quasi esclusivamente per l'addome, per tutta la cintura pelvica coinvolgendo sì il retto addominale, coinvolgendo anche gli obliqui per forza di cose, che è il classico movimento che si fa quando si fa l'amore, tanto per capirci, no? Bilanciere sopra, ah, oppure al multi power, va bene lo stesso, appoggiati per, messi per terra, appoggiati con la schiena alla panca, ginocchia legge, piegate e si va in su e si muove il bacino su e giù, Ok? Se vi dà fastidio il bilanciere mettete un asciugamano o un tappettino. Come fare l'hip trust? Come? Se volete fare l'addome, non c'è bisogno di concentrarvi sui glutei, ma se volete enfatizzare il lavoro sul gluteo, a quel punto quando aprite, aprite bene il sederci. Quando tornate indietro, andate in retroversione col bacino, aprite bene le chiappe. Non è una volgarità, è così. E quando andate su, op, chiudere le chiappe, stringere tenere in squeeze, come dicono gli americani per un secondo. Rilasciare questo è un esercizio che va eseguito lentamente perché non andiamo a tirare via grasso, non è un esercizio aerobico, abbiamo un peso, la schiena è comunque un punto delicato e va fatto con la classica tensione lenta e continua senza mai rilassare. È chiaro che quando andiamo in retroversione. Ovvio che non è che c'è un, eh, un rilassamento, ma c'è una eh, la fase eccentrica, ovviamente c'è un'apertura dei muscoli. no? Comunque i muscoli si aprono, ma cercate di tenerli comunque sempre collegati. Non ci deve essere uno scollegamento nervoso. Il sistema nervoso deve essere sempre collegato. Ed è un movimento continuo, non c'è uno stop quando vado indietro. No, è un. Mm, 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 mm. Poi lo devo mettere dentro, no? Questi tre esercizi sono ottimali per il culetto dei maschietti. Vi consiglio, ricordatevi che una donna il sedere di un maschio lo guarda sempre. Se vogliamo fare gli ipocriti e dire non ce ne frega niente, va bene. Che poi voi siate bisex, trisex, quadrisex, cani sex, gatti sex, monosex, gulassex, no? A me non interessa. In entrambi i casi, in tutti i casi, il cane, il gatto, l'uomo, la donna, il trans, quello che è, comunque il culo ve lo guarda. You know! Ci siamo capiti? Bellissima sta cosa del quadrisex, trisex, va bene? Allora, chiudo qua perché sennò dilungo troppo. Signori, alla prossima! Buon Dì, motta, motta, buon di. Bye!